Allora, Pasquale Squillace oggi ha parlato alla conferenza organizzata dalla minoranza sulla vicenda del porto per conto di Legambiente. Impatto ambientale è la prima cosa che viene in mente quando si parla di un'opera del genere. A cosa bisogna stare attenti? L'impatto ambientale è cosa importante. È importante dal punto di vista temporale, prima di ogni cosa, perché tutte queste lungaggini che abbiamo avuto per il porto probabilmente sono dovute al fatto che non si è pensato per tempo al fatto che un'opera del genere, un'opera che accoglie più di 400 barche al suo interno, abbia la necessità di una valutazione dell'impatto ambientale che queste attività portano sulla cittadinanza, sul mare, su tutto quello che è l'ambiente circostante. Sono diverse le problematiche da analizzare e sono certo che i progettisti che hanno questo incarico lo faranno in maniera adeguata. Certo, dobbiamo sapere cosa stanno facendo, devono tenerci aggiornati in modo che la cittadinanza possa stare tranquilla. Uno per tutti, verrà dragato il porto e la spiaggia, la sabbia che viene estratta dai fondali dovrà essere collocata da qualche parte. Capiamo dove, perché c'è un problema di erosione costiera, capiamo cosa succederà per l'inquinamento diretto e indiretto prodotto dalla presenza delle barche, quali sono i sistemi di mitigazione, cosa succederà sui fondali e quant'altro. È ovvio, tutto questo tenendo ferma la bussola che Catanzaro ha bisogno del porto al più presto, perché è un volano di sviluppo economico insostituibile. Legambiente come si muoverà da questo punto di vista? Allora, Legambiente, io oggi vengo da iscritto, in quanto il presidente è ammalato con la febbre, Andrea Dominiani, che porta i saluti. Si muoverà monitorando la situazione, facendo grande attenzione, ma senza mai porre veti che possano portare ad aumentare i tempi. Controlleremo, non vincoleremo, non limiteremo e non impediremo che si faccia l'opera, tutt'altro.